tutti, oggi videotag. Il videotag si chiama Di che Natale sei? Dunque, questo videotag è stato ideato da Lollipop Donatella, che saluto e ringrazio per avermi taggata. Ti mando un bacio. E sono delle domande carine e molto simpatiche, semplici. Sono 8 domande. Allora, la prima domanda: che albero di Natale fai? Vero o sintetico? Dunque, io lo faccio sintetico perché non sono molto fortunata con le piante, non ho il pollice verde. Un po' di anni fa ne avevo comprato uno vero, molto carino, però dopo qualche mese è morto e allora mi è dispiaciuto e non ci ho più riprovato e non ne ho comprati più veri e niente, utilizzo quello sintetico. Poi la seconda domanda: con che colori lo addobbi? Dunque, come vedete sono questi colori, bianco, beige, sul dorato. Altri anni invece lo addobbavo un anno con il blu, un altro anno con il rosso, poi col dorato. Insomma, mi piace un po' cambiare, però alcuni addobbi li tengo sempre perché ci sono affezionata. Poi, terza domanda: mostra 10 palline o addobbi tra i più carini che hai. Ora ve le faccio vedere. Allora, vi mostro le palline o gli addobbi più carini o che comunque ci sono più affezionata. Allora, il primo è questo, è una saponetta diciamo dipinta, dove si vede? Che aveva fatto mio figlio e io ho messo in questo sacchetto. Ecco qui, è molto molto carina con queste casette, bella. E questo ci sono affezionata tantissimo. Poi un altro carino è questo qui con la neve, molto molto carina. Poi questa con l'angioletto in rilievo, non so se si vede. Questo l'ho pagato 99 centesimi dai cinesi. Poi questo cuoricino che avevo preso da Maison du Monde, molto carino. Poi questo albero di Natale fatto in legno, anche questo l'avevo preso dai cinesi a 99 centesimi, anche questo carino. Poi avevo preso anche questa magliettina molto carina, fatta a maglia forte, anche questo a 99 centesimi. Poi questo cuoricino che ho preso da Maison du Monde, questo costa un po' di più, mi sembra 3 euro, però è molto morbido, carino anche questo. Poi mio figlio ha preso questo orsetto, adesso si è staccato, poi lo rimetto a posto, con le pigne, il cappellino, carinissimo. Anche questo l'ho preso da Maison du Monde, mi è piaciuto tanto a mio figlio. Poi c'è anche questa pallina, bella grande, anche questa l'ha fatto mio figlio più grande, sì, alle elementari, a scuola. Poi c'è quest'altra, anche questa è il mio figlio piccolo, l'ha fatta a scuola, elementare anche lui, con la foto dentro, molto carina, però un tempo fa mi è caduta, ecco qui, e si è rotta, insomma, ho messo un po' di colla però. Poi ci sono due orsetti, anche questi carini. Questi avevano il fiocchetto blu e io gliel'ho cambiato e gli ho messo questo a pois. Questo e poi l'altro, questo. Dunque, adesso non mi ricordo più quante palline vi ho fatto vedere. Ho perso il conto. L'ultimo addobbo che vi faccio vedere è questo orso con tutti i brillantini, non so se si vede, è molto molto carino. Questo l'avevo preso al mercato non molto tempo fa, 4-5 giorni fa forse,
e l'ho pagato 4 euro, carinissimo. Era l'ultimo, mi ha detto che costava di più e me l'ha voluto fare a 4 euro. Che simpatico. Ecco qua. Allora, continuiamo con le domande. Quarta domanda. Hai un Babbo Natale in casa? No, non ne ho neanche uno. Forse ne avevo uno qualche anno fa, e poi non so più dove l'ho andato a finire, sinceramente. O forse i miei figli l'hanno distrutto, non so, non mi ricordo più. Parlo di parecchi anni fa. E perciò non ne ho, però in compenso ne ha tantissimi mia suocera, perché li colleziona, ne ha piccoli, grandi, poi ha quelli che suonano, che si muovono, ne ha veramente tanti. Poi, quinta domanda, possiedi una di quelle sfere natalizie con la neve dentro? No, non ne possiedo neanche una, ne avevo una a casa di mia mamma. Però adesso non so più dove sia andata a finire, sinceramente non so neanche se c'era più, magari l'avrà buttata, non so, devo chiedere. Poi sesta domanda, fai un presepio? Se sì, fai vedere alcuni personaggi? No, non lo faccio più da un po' di anni, lo facevo quando i miei figli erano piccolini e adesso non lo faccio più. Poi, settima domanda, mostra le candele natalizie che hai in casa. Allora, io ne ho solo una natalizia. Ho tante candele, ma natalizie ne ho solo una. Questa che vi faccio vedere mi è stata regalata dalla mia amica Mitty. E questa qui, Sweet Christmas, molto molto profumata, che profuma la vaniglia, infatti, sì, delizia la vaniglia. È profumatissima. Questa è di Bottega Verde, non so se si trova più questa profumazione, magari ne hanno fatte altre, però questa è molto molto buona, perciò ho solo questa. Poi, ottava domanda, tagga tre persone. Allora, taggo My Hope 2013, poi taggo Rossella Cianti e poi taggo Mari Fantasy Ruggeri. Saluto tutte, ringrazio Lollipop per avermi taggata, magari vi lascio il link sotto del suo video. E niente, vi faccio tanti auguri e ci vediamo al prossimo video. Ciao!